Salve popolo del web, benvenuti o bentornati sul mio canale, qui siete connessi con BorZ e per oggi accantoneremo Dragon Ball per andare su GTA e andare a controllare il nuovo DLC che è uscito oggi, Import Expert. Intanto ragazzi vi volevo far vedere le nuove auto, diciamo, che hanno inserito in questo nuovo DLC, dove abbiamo la Pegassi Tempesta, dove non hanno un valore molto, diciamo, elevato, dove per ora non ne compriamo tanto per non consumare soldi, noi che siamo ricchi. E poi abbiamo la Penetrator, dove anche questo, rispetto ai DLC precedenti dove c'erano, che ne so, veicoli, e beh, costavano molto di più rispetto a questi qua. Andiamo a vedere veicoli militari, vediamo. Abbiamo la Ramp Buggy, che è una specie di macchina catapulta, dove basta, credo, rincorrere. Cioè, se una persona ti viene incontro si può fare saltare. Il Phantom, credo che forse abbia le stesse funzionalità tramite questo oggetto davanti come la Buggy. Il Technical, questo credo dovrebbe essere una specie di furgone che sia capace infatti di, a parte sparare alle persone, ma camminare anche sull'acqua, come posso vedere infatti dalle immagini. Il Blazerak, dove anche questo è un piccolo quad, dove infatti ci permette di andare anche in acqua nonostante sia di terra. E abbiamo il Boxfire, dove è un game già così bellissimo, non avevo neanche notato che ha la minigun posta sul tettuccio ed è tutto blindato, come possiamo vedere. Poi abbiamo questo Wastelander, non so neanche com'è che si legge, che è un camion che credo che abbia la sua funzionalità. Non credo che abbia qualche cosa di importante, forse con le missioni si saprà, perché infatti, come potete vedere, non si possono acquistare, cioè, tranne si devono fare le missioni della Securo Server, appunto. Qui abbiamo la mitica macchina, la Ruiner, che è ispirata, non dico sicuro, ma si capisce al film Supercar Kit, dove credo che infatti ha delle mitragliatrici, lanciarazzi, infatti, come possiamo leggere qui nel testo, e può saltare in alto. Bellissimo. Poi abbiamo la Rocket Voltic, che è una macchina, come potete notare, ragazzi, ha dei propulsori dietro. Quindi, ragazzi, credo dobbiamo noi comprarci per forza un garage, che infatti dovrebbe essere questo, dove costa 1.150 dollari, dove è possibile anche modificare, dove possiamo appunto modificare il suo interno. Dopo ragazzi possiamo anche aggiungere un'officina personale, dove appunto possiamo anche personalizzare. E il totale potrà ammontare, se metterete tutte le modifiche, ad un totale di 5.877.500 dollari. Io sono pazzo e quindi lo posso fare. Merda. E quindi andiamo, ragazzi, subito a visitarlo. Infatti possiamo scegliere se entrare nel garage dell'ufficio 1, 2 o 3. Noi naturalmente entreremo nell'1. Le scenette sono molto carine, diciamo, bellissime. No, ragazzi, guardate, guardate che figo. No, la macchina, vabbè, quella è una cosa a parte. Quindi questo è il nostro primo piano, dove qui saranno messi i 60 veicoli. Cioè almeno ne saranno 20 per piano. Qui credo che sarà quello per uscire, ma ci andremo dopo. Questo qui, l'ascensore, dovrebbe essere quello che ci sposta da un piano all'altro. Primo B. Infatti mi sembrava strano che mettevano tutti e 20 i veicoli là sotto. Quindi ne metterà, quindi li
Li dispargerà per ogni piano. Madonna, quindi quanto cavolo è alto? Cioè, quanti piani ci sono? 1C, ma quanto... Ah, infatti sarà racchiuso quindi a piani. Bellissimo, raga. Chi è? Quella del magazzino? Quella dell'assicuro server? No. Ragazzi, guardate per terra, che bellissimo. Ah, sono gli alieni, anche l'avevo notato. Molto bello, molto. Ed è una specie di macchina volante. Bellissimo, raga, bellissimo. Vediamo, andiamo nell'ufficio e proviamo a fare qualche missione. Credo che alcuni veicoli andranno proprio ad essere sbloccati tramite le missioni infatti dell'assicuro server. Quindi in poche parole la nostra segretario, il nostro segretario in base a quello lì che abbiamo scelto noi quando abbiamo comprato il magazzino, ci ha detto in poche parole, cioè in sintesi, che per fare queste missioni, a parte che c'è anche scritto qui, però in poche parole dobbiamo prendere abbastanza veicoli per poterli poi vendere e poi possiamo usare i veicoli speciali. Questo qui invece cariche speciali sono quelli là che già noi conosciamo. Proviamo a fare l'esportazione veicoli, vediamo se riusciamo a prendere qualche veicolo. E dobbiamo procurarci anche un magazzino per poterli vendere. Che ragazzi, prendiamo questo qui. Ah, e lo possiamo anch'esso modificare. Bellissimo, li metterei questo qui. Ok, you've got some space. Now you can move cargo. Ours Quindi too. in poche parole ragazzi, la nostra segretaria ha detto che dopo aver comprato il magazzino possiamo cliccare direttamente rintraccio veicolo e lo andremo a recuperare. A parte che ci sono quelli della sessione pubblica, certe persone che credo che romperanno il sedere. Ma andiamo. Quindi dobbiamo prendere la bestia, la G. Va bene. Cerchiamo di sbrigarci. We gonna make some Sì, sto deals? tornando. Forse no. Non vedo cos'è. Ok, esci tramite veicolo e prendiamo il Buzzard. Il Buzzard d'assalto potrebbe servirci. Sì, sono sicuro. Fatemi uscire. Ok. Quindi ci chiamerà la segretaria dove ci dirà il posto dove noi dobbiamo andare per prendere il veicolo. Elimina le guardie. Niente, ci sono le guardie, chi le aveva viste? Il veicolo dov'è? Ok, in poche parole ragazzi, la nostra segretaria ci manderà un messaggio, come potete vedere, dove dobbiamo fare tutto, se è possibile, stealth. Se è possibile, stealth. Io non sono di questo tipo. E dice che una guardia ha le chiavi. Ma se neanche mi ha sentito. Sto provando ragazzi a fare, non l'ho detto, provo a giocare in questi giorni anche con la manuale per insegnarmi, bastardi di merda. Ok, abbiamo trovato la chiave. La chiave, via via via. Ma che cavolo di stava facendo il mio personaggio? Ok, perfetto. E non gli dobbiamo fare subire danni. Porca troia. Ok, non si preoccupi, si fidi di me. Si fidi di me, ho detto. Merda. Calmi, ragazzi. Ho preso questa auto in prestito, ragazzi, la devo andare a prendere. Bravo, fermo, fermo, grazie, idiota di un civile. Dovete ragazzi cercare di fare il meno danni possibile, non imitatemi.
Oh, it's the boss. Con la segretaria. Okay, here's our new vehicle warehouse. Let me show you around. Facciamoci un giro. We're gonna store all our vehicle cargo here before selling it. We can fit 40 cars in here. We got a vending machine and some personal space back there for getting some shut-eye and changing your clothes. When you bring a car back, it'll get fixed up and listed on Adhawk's Autos. When you access the website from the laptop on the desk, you'll see your current stock of cars and be able to select how many you want to offload and to who. The amount you can sell at any one time is dependent on how many associates you got on hand. If we want to chase the bigger commissions, we're going to need to modify the cars to the bigger buyer specifications. Remove trackers, change paint jobs, rims, apply other mods. Different buyers got different requirements. The mechanic's on site to handle all that. It's an independent operator, so it costs to repair stolen cars that come in damaged, and to do the mods. But believe me, it makes life easy. And you see the door over there? That'll take you all the way down to the underground facility. You renovate it down there, so there's somewhere to store any of those big, unwieldy, modified vehicles off the Warstock site. Only place to accommodate anything from a huge Phantom Wedge to an amphibious Blazer Aqua. And that's it. We should get to work. The more vehicle cargo we move, the more of an interest SecuroServe's gonna take in the company. We steal enough cars, they'll throw us some special vehicle work. Come by the office when you want to source that next car. See you, boss. Quindi ragazzi, in poche parole, questa qui è la nostra officina dove abbiamo la sfera poiché dei Pokémon e tutti gli attrezzi per operare i Pokémon in caso si sentano male. Quello è il generatore di elettricità in caso se Pikachu si sente male. Può essere sempre utile. Ah, quindi qui c'è la nostra, diciamo, stanza privata. Sembra più accessibile. E qui dove porta? Sempre, credo, nell'officina. Bellissimo. La fragola poi è molto carina. Oh, ancora qua dentro si cammina. Chi gli ha detto di parlare? Lavora. Oh, non ti incazzare. Ah, si poteva andare direttamente da lì, ma noi siccome non siamo intelligenti. Allora ragazzi, per oggi il video finisce qui. A parte questo qui che mi sta prendendo a pugno, gli do una yangata anche io, detto nel mio siciliano. Yangata è una manata bella in faccia. Vi ringrazio ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento, e noi ci rivediamo ad un prossimo video.